Il 4-3-3 è uno dei maggiori sistemi di gioco utilizzati anche a livello giovanile e con il maggior numero di triangoli dinamici. In questa esercitazione propedeutica ai movimenti offensivi, senza però l'utilizzo dei terzini, vedremo come siano i movimenti contro una linea a quattro difensori che la squadra che va ad adottare il sistema di gioco 4-3-3 potrà utilizzare per essere efficace. L'esercitazione inizia con il difensore centrale destro che passa la palla direttamente alla punta che si smarca, si abbassa e riceve il pallone. A questo punto la punta, una volta ricevuto la palla, scarica verso il movimento di smarcamento della mezzala, vede il movimento a sua volta di smarcamento dell'esterno dopo uno slalom senza palla o con la palla, se volete inserire anche questo aspetto, la esegue un passaggio in profondità proprio per l'esterno che potrà andare a rete. La seconda variante dell'esercitazione vede partire proprio l'esercizio con i tre centrocampisti che continuano a passarsi il pallone anche con l'ausilio dei due difensori centrali e una volta aver ricevuto palla in rotazione, vedono la punta venire incontro, ma la palla verrà data a uno dei due esterni che vanno o andranno in slalom con o senza palla, che riceveranno il pallone in profondità e prevalentemente si andrà a richiedere un passaggio diagonale rispetto al possessore del pallone. Nel momento in cui in entrambe le varianti i quattro difensori dovessero recuperare il pallone in fase offensiva, immediatamente i tre attaccanti andranno a portare contropressing per 6-7 secondi. Questa esercitazione la puoi utilizzare per migliorare l'adattamento tattico offensivo dei tuoi attaccanti a un sistema di gioco che predilige l'attacco allo spazio. Riuscire a migliorare l'affinità di movimenti fra il possessore e gli attaccanti o anche le mezzali, mettendo una variante di inserimento della mezzala, può risultare assolutamente efficace per la tua squadra. La prossima settimana continueremo con un'altra esercitazione in questo mese di agosto, dove i video saranno dedicati alle esercitazioni che potrai inserire nella preparazione pre-campionato. Ci vediamo la prossima domenica. Ciao!